Lo chiamano anche il frutto degli angeli, parliamo della papaya, frutto esotico che questa settimana è al centro della nostra rubrica che realizziamo con le indicazioni e la fattiva collaborazione del professor Rocco De Prisco del CNR. Papaya che è originaria dell'America centrale ed è stata a lungo venerata dagli indiani latinoamericani, mentre le popolazioni dei Caraibi chiamavano la papaya il frutto degli angeli. È infatti ritenuto soprannaturale e divino, dal quale si attingevano vitalità e giovinezza. Gli esploratori spagnoli e portoghesi portarono la papaya in molte altre terre subtropicali in cui viaggiavano, tra le quali anche Filippine, India, parti dell'Africa, e probabilmente Cristoforo Colombo portò in Europa uno dei frutti a più alto valore nutrizionale che la natura ha donato all'uomo. In Cina la papaya è un po' più amara. C'è una storia dell'antica Cina che parla di un imperatore che viaggiava in un convoglio insieme ai suoi ministri e all'imperatrice per sfuggire a un inverno freddo. Lungo la strada l'imperatore si ammalò. Non essendoci un medico imperiale nel convoglio, dovettero chiamare un altro medico locale di nome Jian Sang, che dopo aver esaminato l'imperatore gli ordinò proprio di mangiare papaya per curarsi. L'imperatore non credeva a queste peculiarità curative, la moglie invece sì, e infatti l'uomo guarì poco dopo e la papaya diventò frutto del Wanshu. Valori nutrizionali: 100 grammi di papaya valgono solo 39 kcal, l'indice glicemico è medio, tante le vitamine presenti in questo frutto, addirittura 62 mg di vitamina C in 100 grammi di papaya. È preferibile mangiarla di mattina. Dal fruttivendolo bisogna comprarla assicurandosi che la buccia sia arancione e rossastra, morbida al tatto. Evitare quelle che presentano lividi e troppo morbide. La papaya matura può essere conservata in frigo anche per 3 giorni. Nella polpa della papaya sono state identificate ben 106 sostanze chimiche volatili che sono responsabili del suo gradevole aroma. Papaya è un frutto che si digerisce facilmente, facilita l'eliminazione delle scorie dalle tossine, stimola il sistema immunitario, previene l'invecchiamento ed è utile anche per la pelle, tanto che viene usato anche in cosmetica. Per sfruttare al massimo le proprietà della papaya si consiglia di mangiarla durante il pasto piuttosto che consumarla a parte, in quanto alcuni dei suoi costituenti vengono assorbiti meglio in associazione dei grassi, ma la mattina un'abbondante colazione è davvero indicata. Si può utilizzare poi il seme di papaya per la depurazione del fegato e per la salute intestinale.